Eccoci arrivati a una nuova operazione di trading su sterlina yen e in questo caso il trade è stato fatto su un input day di 4 ore, in realtà sempre con la view su settimanale prima di tutto, dove si era visto una tenuta del livello 135. Sul daily si era creata un inside fake out e un inside di tenute, quindi nelle giornate appunto avrei atteso delle conferme long tra daily e 4 ore. Oggi a 4 ore si è formato questo input, questa dinamica rialzista e adesso sono le 10:40 della sera. Oggi ho inserito un ordine pendente qui che non è ancora stato preso, infatti vedete è un buy limit. Intanto registro questa cosa, poi se non verrà preso ovviamente non diventerà un'operazione e non andrà a mercato. Ma se invece verrà preso ovviamente continuerò i vari video e vi mostrerò che tipo di operazione verrà fatta. Molto interessante da un punto di vista sia di swing per lo stop che ho inserito, che è stato inserito qui, e sia per il tipo di target che è sul T5 daily della Inside Fake Out, che corrisponde con l'area praticamente chiave 137,80, in realtà è un po' sopra. In questo caso il rischio rendimento è quasi 1,4, 1,3,5, molto molto interessante. Devo dire che questa era una delle impostazioni tra l'altro più interessanti sul Forex al momento e ci vedremo appunto nei prossimi video per vedere un po' come va la cosa. Un saluto a tutti. Ciao a tutti, eccoci arrivati al secondo video dell'operazione su sterlina dollaro. Quest'oggi sono le 15:16 del pomeriggio. Come avevate visto, avevo questo ordine pendente qui che è stato eseguito proprio durante la notte e adesso, guardando anche il daily, la situazione è in questa situazione. La posizione ha già visto anche l'1-1 di risk reward toccato, però ovviamente adesso non ci si fa, cioè non si sposta la posizione. Vedrò di gestire un pochino il da farsi in base ai swing che ci saranno sui daily e i tocchi delle aree di target varie. Ovviamente, come dicevo ieri, al momento il target che mi sono prefissato è il T5, area anche settimanale, oltre che target naturale, quindi staremo a vedere. Intanto volevo aggiornarvi con l'operazione e ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Tutti, eccoci al terzo video dell'operazione su sterlina yen. Faccio questo video perché ho appena modificato il mio stop in uno stop a profitto. Bellissima l'operazione, al momento sta andando pian piano verso il target, ha chiuso un 4 ore, vedete, molto molto interessante, sopra i massimi di swing di periodo, quindi ho spostato il mio stop a un più 0,30, quindi nel caso in cui dovesse scendere l'operazione, ormai ho tolto rischio e bloccato l'operazione a profitto e quindi lascio andare l'operazione. Questo per aggiornarvi, poi ci vedremo nei prossimi video per vedere com'è andata l'operazione. Un saluto a tutti. Siamo arrivati al quarto video dell'operazione su sterlina yen che, come vedete, ho ancora gestito modificando nuovamente lo stop. Vi faccio vedere meglio, eccolo qui. Quindi la mia entry è stata su questo livello, come avete visto, con lo stop sotto quest'area. Adesso ci si è spostati da prima sotto questo minimo e questa mattina, dopo il swing a 4 ore, mi sono spostato sul swing a 4 ore. In questo caso swing che al momento sul daily, vedete, porta a realizzare nuovi massimi di periodo, quindi ha rotto anche i massimi di ieri, quindi di giovedì, e sono in questo momento quindi sotto il minimo di oggi, almeno al momento. Siamo alle 12:43, quindi circa ora di pranzo italiane, e questa un po'. E quindi si cercherà ovviamente di portarla a target. In questo momento lo spostamento dello stop mi fa realizzare, nel caso in cui dovessimo avere una posizione che scende a livello del mio punto, diciamo, di stop profit, comunque andrei a incassare 1,5% di profit, avendone rischiate l'1%, quindi molto bene anche il blocco dei profitti. Cercherò di andare a target, in target di circa il 3%, un po' superiore, circa il 3%, però con uno spostamento di questo tipo, quindi molto molto interessante. Bene, direi che anche per oggi questo video, per la posizione, è tutto. Ci vedremo probabilmente nel prossimo video. Credo che il prossimo video sarà il video di
chiusura, insomma, l'ultimo, credo, però staremo a vedere. Intanto io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Eccoci arrivati all'ultimo video dell'operazione, come potete vedere. Dopo qualche ora, in realtà, dal video che ho fatto prima, quindi dall'ultimo che avete appena visto, ho riguardato in questo momento la operazione e è andata direttamente a target, anzi, addirittura il target era appena sopra il T5 a 137,95. Questo adesso sta già quotando 138,40, quindi grandissimo trade gestito in modo, direi, perfetto, un movimento assurdo. Questo è un 4 ore, bellissimo, eccolo qui, e un rischio rendimento di oltre 1 a 3. Nel conto si è fatto circa un 3,20, adesso devo calcolare esattamente, ma circa un 3,20% di profittabilità, quindi anche il mese di luglio nel platino è un gran mese, benissimo, direi annata veramente molto molto bella, mese dopo mese, veramente interessante. Bene, io a questo punto direi che ci possiamo salutare, ci vedremo alla prossima. E non dimenticate che questo tipo di operazioni noi le andiamo a condividere nel Platinum, nel canale Telegram e nel Trading Room, sempre in maniera didattica, così che chi ci segue può vedere sia la teoria ma anche la pratica, quindi non solo da un punto di vista teorico, ma mostrando esattamente quello che si fa con conti reali, come si gestisce un'operazione, che mercati si fanno, come si entra, dove non si fanno le cose, eccetera. Bene, io vi saluto, vi auguro un buon trading simple e ci vediamo alla prossima. Buongiorno a tutti, questo è un nuovo video riguardante un'operazione che si è aperta oggi su sterlina dollaro. Avevo preso la pin bar che si era creata venerdì dopo l'estrema volatilità e la pin bar che si è formata sul livello chiave e su 4 ore quest'oggi avevo trovato una dinamica di prezzo di continuazione di tendenza short, quindi ho aperto una posizione su questo livello con stop sopra i massimi. Al momento la posizione è lì e quindi vedremo domani un pochino da farsi perché la chiusura di oggi è una chiusura di spike ribassista, quindi vedrò domani mattina un po' a mente lucida il da farsi. Comunque lo stop è posizionato qui ed è uno stop dell'1%. Ci vediamo quindi al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao, eccomi qua. Volevo mostrare la continuazione della posizione sulla sterlina. Come avete visto, avevo venduto per andare verso il basso, però ieri la chiusura è stata di una pin rialzista che può portare nuovamente verso i livelli di massimo e anche oltre. E quindi questa mattina su 4 ore vi faccio vedere, avevo lo stop praticamente su questa zona inizialmente. E ho praticamente spostato lo stop questa mattina, quindi ho chiuso la posizione praticamente migliorando lo stop di circa uno 0,20%, portandomi praticamente, vi faccio vedere, lo stop su questo livello. E quindi praticamente ho migliorato questo piccolo posto 0,20 sullo stop e ho praticamente chiuso la posizione. Adesso cercherò dei nuovi input, ovviamente, però andando a seguire quella che è l'input del daily e del trend. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima operazione. Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con una nuova operazione che si è aperta quest'oggi, è un buy sull'S&P 500. La dinamica che mi ha portato a comprare è stata una dinamica su daily dove si erano create delle chiare dinamiche di rialzo con dei segnali di trading, tenute di livelli, false rotture, quindi era da qualche giorno, in realtà da una settimana che marcavo stretto l'S&P 500 e quest'oggi con una conferma su grafico 4 ore si è notata la dinamica long e quindi ho posizionato un ordine. Sono entrato a mercato e in questo caso lo stop è qui sotto. In realtà la dinamica è tutta molto longa anche sul weekly, tra l'altro con la rottura della inside bar proprio settimanale e la possibilità di vedere un movimento rialzista nelle prossime settimane. È un target un po' pretenzioso, un rischio rendimento di 1 a 4 in questo caso, però vedrò un po' il da farsi e gestirò la posizione anche perché poi in un'area abbastanza vicina a quella attuale, l'area 3325-3330, passano appunto dei livelli, però vorrei cercare di tenere e di portare il mercato più in là possibile. Vedremo comunque il da farsi nelle varie giornate prossime e vi racconterò il tutto nei vari video. Intanto vi auguro un buon trading simple, un saluto e ci vediamo al prossimo video.
Eccoci arrivati al secondo video dell'operazione che ho aperto ieri. Eccola qui, S&P 500 Long. Era stato aperto per la dinamica long su grafico daily, abbastanza chiara, e poi con appunto la chiusura al di sopra di alcuni livelli di importanza. Praticamente c'era stata una dinamica, un FTV, tra l'altro una dinamica di conferma del mercato con un swing bello interessante. Sono entrato su questo livello. Adesso siamo su un livello weekly molto importante, vedremo un po' come continua. La mia idea è quella di andare verso il target. Su questo livello ovviamente bisogna stare un po' attenti, però cercherò di mantenermi e di gestire la posizione con i swing sul 4 ore. Bene, io a questo punto vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vedremo col prossimo video di continuazione dell'operazione. Un saluto a tutti. Eccoci arrivati al video ultimo dell'operazione sull'S&P 500 e volevo appunto farvi vedere perché nelle 4 ore precedenti praticamente c'era stato un giornaliero che aveva praticamente preso il T3 e questa mattina alle 4 ore vedete si era creata, cioè tra ieri e questa mattina si era creata un abbassamento di volatilità, poi un doppio massimo lower, quindi praticamente mi sono spostato, quindi ho chiuso l'operazione su questo minimo e ho portato a casa circa uno 0,60% di profitto e rivedrò appunto nelle prossime ore magari se ci sarà qualche nuova opportunità. Quindi comunque un'operazione buona, gestita bene, vedremo un po' nelle prossime ore. Io intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima operazione. Buongiorno a tutti, eccoci con un nuovo trade che ho appena inserito e che è appena entrato in macchina sulla coppia euro-sterlina. In questo caso qui c'era il chart of the day di ieri che ho mandato tutti Platinum. Questa mattina ne abbiamo parlato anche in trading room appunto della scuola Platinum e abbiamo parlato della pin bar su livello weekly che si era formata proprio sull'euro sterlina dopo dei swing rialzisti. E in questo caso quindi ho preso la pin bar daily e ho voluto trovare, cioè ho cercato di vedere le dinamiche che stava facendo a 4 ore quest'oggi e proprio su 4 ore c'è stata una dinamica di swing molto chiara, quindi il movimento della pin, poi durante la notte c'è stato il movimento di swing, questa mattina alle 9 ha fatto questo e poi dalle 9 alle 13 ha fatto un movimento proprio di swing con un doppio minimo higher molto molto interessante e molto chiaro. A questo punto non ho esitato, ho inserito un ordine pendente sul lieve ritracciamento dalla rottura dei massimi con stop praticamente 2-3 pips sotto i minimi delle 4 ore che sarebbero al momento i minimi daily. E perché? Perché adesso deve andare, cioè o va oppure se torna giù, vabbè, non sarà più il mio trade. In questo caso sempre il rischio dell'1%, molto importante il fatto di avere sempre un rischio uguale nelle operazioni, rischio 1%, quindi se andrà a stop comunque avrò perso l'1%, ma qui il target è davvero molto interessante perché il target viene inserito direttamente sul T4 0,91,30 che è poi il livello weekly di range molto chiaro e quindi un rischio rendimento in realtà un po' superiore a 1,4, quindi molto molto interessante. A questo punto io vi saluto, vi auguro una buona continuazione, noi ci vedremo col prossimo video di continuazione della operazione. Un saluto a tutti. Eccoci arrivati all'ultimo video dell'operazione su Eurosterlina. Questa operazione è andata a stop, come potete vedere, quindi niente, si è praticamente il mercato è sceso e sta andando verso tra l'altro i livelli di 0,90 e magari anche poco sotto, quindi è stato fatto questo tipo di operazione con lo stop. In questo caso, essendo stata nel weekend, che cosa ho fatto? Sono andato a togliere lo stop per il weekend e rimesso subito sotto il minimo, quindi ho cercato di migliorare un attimo la situazione, però questa mattina poi il mercato è sceso e quindi meglio chiudere l'operazione, appunto andare a incassare lo stop e guardare avanti. Ovviamente questo è molto importante poi per una questione di rischio rendimento nelle varie operazioni, quindi rispettiamo lo stop e valuteremo poi il da farsi nelle prossime operazioni. Ecco, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Un saluto.